A me Stefano mi ha insegnato un sacco di cose. Beh, mica era il primo. Come sai? Pensa che la prima volta che abbiamo fatto l'amore mi sono messa a piangere dall'emozione. Dai, Claudia. Non può finire così tra voi due. Non può, ma deve. Non gli posso perdonare una cattiveria del genere. Ma te non ti puoi permettere di perdere uno come lui. Scusate, mi prestate un asciugamano? Gianni, cioè questo mi ha bagnato. Marco, scusa per prima. Ti ho risposto male e tu non c'entravi niente. No, non importa. Spero non sia niente di grave. Gravissimo. Ma passerà. Come ti senti? Come un canotto sgonfiato lasciato al sole. Dobbiamo tenere duro. Niente di brutto dura mai troppo a lungo. Quanto dura? 6-7 ore. Che ore sono? Guarda quel puntino rosso che si muove. Secondo me è un UFO. Marco, tu ci credi agli extraterrestri? Sì. Secondo me sono tutti americani. Allora vuol dire che anche il presidente degli Stati Uniti è un extraterrestre. Sicuro. La luna di miele di Eva era giunta al terzo giorno. Eva faceva una vita molto tranquilla e rilassata, concedendosi ogni tanto un po' di sano moto. Io intanto non avevo perso tempo. Se il mio gruppo non mi voleva, sarei diventata una cantante solista. Prima stavo con un gruppo musicale, adesso vorrei fare da sola. Suono anche la chitarra. Ho studiato per 6 anni anche perché mia mamma faceva l'insegnante. Ani, ma sei venuta per parlare o per cantare? Come? Perché non canti? Canta! Canta!